Autonomia è un tormentone che dà il tormento al presidente del Veneto Luca Zaia, e non solo. L'atmosfera preparatoria, l'incontro tra il governatore e il neo ministro degli affari regionali Francesco Boccia, in programma lunedì 23 settembre a Venezia, si preannuncia frizzantina. Il ministro Provenzano di fatto è ministro un po' di tutto adesso, ministro del Sud, ministro dell'autonomia, sarà il ministro dell'economia, non so, parla di tutto. Però al di là di questo, questi sono fatti del governo che non mi interessano. Il ministro Provenzano ha detto delle cose molto interessanti. La prima, ha sancito che chi ha bloccato l'autonomia è stato il ministro Lezzi. Per la proprietà transitiva, il ministro Lezzi era l'ex ministro dei 5 Stelle, quindi scusatemi, per la proprietà transitiva vuol dire che i 5 Stelle hanno bloccato l'autonomia, come ho sempre sostenuto io. Quindi è stato bene a staccare la spina. Dall'altro, grida vendetta che il ministro Provenzano si preoccupi dell'autonomia del Veneto. Ministro del Sud, siciliano, è stato peraltro a busta paga come capo segreteria nella giunta Crocetta in Sicilia, nella giunta regionale, quindi un ministro siciliano del Sud che parla male della nostra autonomia. Allora io chiedo ufficialmente al ministro Provenzano: perché la tua Sicilia deve avere l'autonomia e il mio Veneto no? È già la seconda volta che faccio questa domanda, ma evita sempre di rispondere. Invito il ministro Lezzi e il governo oggi in carica a fare chiarezza. Non è ammissibile che un ex ministro della Repubblica, ancora parlamentare, dica candidamente che ha avuto notizie da ministro di una regione del sud che aveva a disposizione 180 milioni di euro e non li ha spesi, di fondi comunitari. Ripeto, 180 milioni di euro di fondi comunitari e non sono stati spesi. E addirittura il ministro aggiunge, l'ex ministro Lezzi aggiunge, e so chi è la regione ma non lo dirò mai. Cioè, se siamo arrivati al nascondino, allora vuol dire che l'Italia è veramente la Repubblica delle banane. Quindi chiedo al Presidente del Consiglio di dirci chi è questa regione, visto e considerato che l'ex ministro Lezzi ha detto che non lo dirà mai. Poi c'è l'efficientissimo e presentissimo e sempre pronto il ministro Provenzano, che magari ce lo può dire lui, visto che è il nuovo ministro del Sud. E se l'autonomia è in stallo, la Consulta approva il referendum per la separazione tra Venezia e Mestre. Quella è una legge regionale, leggeremo la sentenza, dopodiché daremo adempimento alla sentenza. Le posso solo dire questo in questa fase, visto e considerato che ancora la sentenza l'ufficio legale non ha letto. Cercheremo di capire anche quali saranno le fasi nella gestione di tutta questa partita, e la legge va applicata. Del resto stiamo parlando di una sentenza che ha avvalorato che la legge regionale è corretta.